heart is aching. Smile even though it's breaking. Ancora un viaggio nel tempo, ancora una coppia che tutti noi amiamo, naturalmente abbiamo imparato a conoscere anche frequentando Ustica e la Rassegna. Parliamo di Marina Cappabianca e di Pippo Cappellano. Un'immersione un po' vintage quella che si state preparando a fare. È vero, io ho iniziato un po' più tardi ad andare in acqua, non ho usato queste attrezzature in origine, ma mi ci sono appassionata perché Pippo ha una bellissima collezione di attrezzature storiche che ha raccolto cominciando dalle proprie. Perché Pippo ha una storia indissolubilmente legata a Ustica, caro Pippo. 1962, assistente in acqua di Enzo Maiorca, proprio qui alla Grotta Azzurra. Sì, assolutamente, è stato un momento molto particolare, ero proprio un ragazzino e quando ho visto passare questo personaggio incredibile che era Enzo, la prima cosa che mi sono chiesto: ma se succede qualcosa io cosa farò? Restiamo ancora per un attimo alla vostra fantastica attrezzatura che abbiamo visto ancora funzionante, Pippo. Sì, abbiamo restaurato delle attrezzature molto vecchie, ormai considerate storiche, anche se in realtà a quei tempi c'ero anch'io. Quindi sono storico anch'io. Anche lui. E questo è un erogatore Mistral del 1958. La differenza con gli erogatori degli anni 70 e 80 è che non ha l'acqua stop, cioè se ti entra dell'acqua dentro i corrugati devi fare una ruotazione di 180 gradi per poter eliminare l'acqua, altrimenti la devi bere. Qui abbiamo tutto, quello che ci riporta a quel periodo, giusto? Tutta la vostra attrezzatura, dalla muta alle pinne, alle maschere, insomma è tutto vintage. Forse riconoscerete questo simbolo che abbiamo visto anche in tempi ben più recenti nel film Spectre di 007. È un erogatore che fu costruito proprio per quello che doveva essere il primo film di 007, poi per una serie di lunghe vicissitudini non si fece, lo fecero più tardi e fecero delle repliche di questo erogatore. Siamo in quali anni? Siamo negli anni 60, quello che doveva essere il primo, poi fu fatto in tempi più recenti. In effetti sembriamo un po' su un set di un film tipo 007, senz'altro. Pippo, il tridente d'oro la settimana qui di Ustica, 60 anni dopo, quali sono stati gli accademici intanto premiati quest'anno? Cosa è cambiato? In realtà abbiamo ripreso anche lo spirito con cui è stata organizzata la prima riserva nel 59, quello di un appuntamento che guardava al futuro. Anche quest'anno abbiamo voluto fare la stessa cosa, è un appuntamento che non dimentica il passato ma guarda al futuro. Un'edizione che ovviamente ha voluto ricordare Lucio Messina, tutti i fondatori di questa iniziativa, di questo evento, ma che naturalmente ha voluto anche celebrare il presidente recentemente scomparso, Sebastiano Tusco. Sì, è stata una 60ª edizione all'insegna dell'emozione. E abbiamo voluto fare quello che Sebastiano voleva, farne un evento importante che racchiudesse delle grandi, grandi esperienze da portare in giro e soprattutto da trasmettere ai giovani. Marina, i Tridenti 2019. Si incomincia con un award al Salvatore Braca, che realizza da anni dei bei documentari. Poi i Tridenti sono stati scelti Egidio Trainito, che è un bravissimo divulgatore, l'ammiraglio Andrea Mucedola, che si dedica alla tutela del mare e degli oceani, e infine un archeologo keniota che collaborava con Sebastiano Tusa e che è venuto proprio a ricordare il lavoro straordinario che Tusa stava facendo in Kenya insieme a loro e che loro porteranno avanti.